Amici di Sport a Chilometro Zero, ben ritrovati. Siamo con Stefano Bertini, addetto stampa del Cortona Tamucia, per capire come cambia questo Cortona. Buonasera a tutti. Stefano, ti ringrazio per la tua disponibilità. È un Cortona che probabilmente, se andiamo a valutarlo nel girone di ritorno, è una squadra che avrebbe vinto il campionato sicuramente in anticipo. Ah beh, sicuramente, tu pensa, 6 punti in girone d'andata e 30 punti in girone di ritorno. Ha fatto più punti di tutti, anche di Prato Vecchio e Fogliano, che sono arrivati prime e che quando abbiamo visto hanno fatto lo spareggio che ha premiato il Fogliano. E quindi sì, ha fatto un bellissimo campionato, un bellissimo girone di ritorno che per fortuna è valso la salvezza diretta anche senza spareggi play-out. E tu, prima di essere addetto stampa, sei sicuramente un tifoso. Sicuramente, prima tifoso e poi addetto stampa. Qual è stato d'anima hai vissuto? Diciamo il girone d'andata non è stato facile. È stata tutta una sofferenza. È stata abbastanza una sofferenza. Al ritorno mi sono ampiamente rifatto, anche da qualche presa in giro di qualche tifoso avversario. Mi sono preso la mia piccola vincita. Beh, giustamente. Tanto il mister Luca Giusto è stato riconfermato la prima volta. Non si poteva mandare via, insomma. Ma il volto della squadra come cambia? Ma guarda, ci sono stati fino ad ora 3 acquisti e 5 cessioni. Le cessioni sono andate via. A ricordare, tanto diciamo gli acquisti. Agli acquisti è arrivato Matteo Morvidoni, che è arrivato dallo Sporting Club Trestina e ormai tantissimi anni sempre nel campionato nazionale dilettanti. Con il Trestina, con il Sansepolcro e un anno anche col gruppo Città di Castello, però se non sbaglio in eccedenza. Poi è tornato dopo 9 stagioni Gianmarco Fabbro, e che l'anno scorso era l'MC Valdichiana, e poi è arrivato Leonardo Agostini dal Foligno, quindi un centrocampista, tutti i giocatori comunque di qualità e di esperienza. Agostini è più giovane, gli altri sono più avanti con gli anni, ma sicuramente giocatori di qualità. E sono partiti? Sono partiti Casoppini, Starnini, Palazzini, Milani e l'ultimo in questi giorni Guerri. Tanto le riconfermo, sono state anche riconferme importanti. Esatto, Barbagli, poi Porticelli, c'è Cagnoni e poi Bianconi, ma praticamente quasi tutta la rosa è stata riconfermata. Direi che il mercato, se non è finito, poco ci manca, insomma, direi che la rosa è pressoché pronta. Ci può essere qualche altro movimento, ma tra virgolette movimento minore. E sulle quote? Qual è stata la scelta della società? Dunque, quest'anno sono stati lanciati 2 giovani molto interessanti dalla Juniores, cioè Gian Maria Nandesi e Catalin Petica, che praticamente nel girone di ritorno sono stati delle pedine molto importanti per la squadra di Mister Giusti. E qualche convocazione l'hanno avuta anche Rossi e Bottonaro. Quindi si guarda al settore giovanile. Si guarda molto al settore giovanile. Poi dopo, in questi giorni, andremo a parlare con Luca Rocchi, dirigente, così ci spiegherà meglio questo settore giovanile. Esatto, e poi anche c'è da dire che ha esordito in prima squadra anche un giovane degli allievi, Baldoni. Nel finale ha fatto 4-5 presenze e ha già dimostrato una buona personalità. Quindi poi Giusto, insomma, conosce questi ragazzi. Sì, li conosce, infatti anche per il prossimo anno, per la prossima stagione ci vuole puntare molto su questi ragazzi, su Petica, Bottonario e anche altri, insomma. Senza ascoltare poi Tammariello e Duri, che già c'erano dalla stagione passata. Tammariello poi alza con il suo secondo anno. Sì, esatto. Adesso per concludere, qualche colpo in canna? Qualche colpo in canna, se lo sapessi te lo direi molto volentieri. Per ora no, onestamente tutto tace. Devo aspettare anche le comunicazioni del presidente Alessandro Accioli. Lo vediamo ufficialmente Alessandro, quando vuoi venire capita. Così ci dai qualche colpo di mercato in anteprima. Però al momento, Antonio, veramente anch'io non so dirti niente. Ecco, per ora sono questi colpi in entrata, 3 colpi in entrata e 5 colpi in uscita. Però la società è vigile sul mercato. Sì, sempre vigile sul mercato, sta lavorando bene, sta costruendo una squadra in grado di lottare per le posizioni di vertice in campionato. Sì, insomma, ci proviamo tutti i debiti scongiuri, certo. Ci proviamo. Bene Stefano, quindi a questo punto restiamo in attesa di nuovi colpi di mercato che puntualmente ti riferirò. Certo, grazie, ti ringrazio poi per la disponibilità verso Sport a Chilometro Zero. Grazie a te Antonio. Come ringrazio quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito, continuate a seguire, grazie a tutti. Arrivederci a tutti.